Voilà, allora eccoci con Impostor Factory, che è il seguito di To the Moon and Finding Paradise. Bellissimi, mi sono piaciuti veramente un sacco. Non tanto per il gameplay, ma sono veramente delle belle storie. Vediamo cosa aspettarci. Ok, quindi siamo stati invitati ad una festa. Aspetta, iniziano tutte così le storie dell'orrore. Sì, abbastanza selvaggio. Sir Volpoffo, non entrare. Sembra tutto aperto. È tutto crepato questo palazzo. Entriamo, vediamo che festa c'è. Allora? Sono le 3. Aspetti, dia pure a me. Maggiordomo. Maggiordomi. Ok, sono in anticipo. Ah, ok. Non è lei in anticipo, sono gli altri ospiti in ritardo. Piastrelle altopulenti, altro che rumba. X-Clean 2000. Non so se la blagano.
Ok, direi che sono come minimo facoltosi. Porta ombrelli. Sono da poco passate le tre, giustamente. Tra l'altro hanno una casa con un orologio in cima. Lavamoci le mani. È una piazza, non è un bagno. Messo l'oro. Gabinetto dorato. Ma perché? Voilà, sono pronto all'incontro. Ehi, fermati. Niente. Uno strano cristallo che sembra brillare di luce propria. Ma abbastanza. Vai. Che a me non sembrava tanto malmesso, solo il recinto del cane e volpe. Ah, volpe. Oppure la volpe mi ha rovinato di nuovo le piante, quelle dannate volpi. Vera volpe? Ok. No, non l'ho visto. Ma non sono scemo. Acci la mia pigna. Errore di traduzione. Sono ancora di sopra, faccia come se fosse a casa sua. Aspetta, esploriamo un attimo prima. Robo. Bot. Risobot ha due compiti. Cuocere il miglior riso e fare da supporto emotivo. C'era un bel riso. Effettivamente. È risaputo. Effettivamente, come fa a sapere il mio nome? Che roba.
Ma che festa è, scusa? Attrazione principale ancora off limits, mi dispiace. Ok, biliardino, anzi biliardo. Immacolato. Tende corte. Ma scusa, non c'erano le piastrelle autopulenti? Samovar. Va bene, direi che è ora di incontrare. Una piccola apertura sul fondo. Prendere il re usando il mio stesso pedone, una mossa veramente inaspettata, ma non è scacchi. Linri. Ma che mossa è negli scacchi che usi il pedone dell'avversario? Scusa. Sono sempre le tre. Padroni di casa. Quincy Reynard. Il piatto preferito. Anche più di uno. Bistecca. Stai dicendo la verità? Ok, è l'insalata di avocado. Thank you.
Ma amica mia, perché mi chiedi queste cose? Sei un po' strana. Come stai? Bene. Sto bene, ma... Sì, c'è qualcosa di strano, effettivamente. A partire dal cuoceriso. È stata qui altre volte? Sì, sono stata qui spesso, ma questa è la mia prima volta. Cosa ok. Vai, dimmi. Dimmi una cosa. Beh. Sì, non così invitante, non dovrei bermi la roba altrui. Ma una festa? Con Lucchetto. Piove ancora. Bello. Pianta, una stanza pianta. Peluche a forma di pesce. Un giocattolo. Bastone con cosino. Bene, peschiamo. Gattino. Ok, chiave della porta. Ok, niente, devo uscire di qua per forza. Come on. È tutto così. Impostor Factory. Cosa sta succedendo? Fuoco spento, Lingri sparita. Io che lascio un po' di pietate di sangue in giro, pare. Aiuto, c'è bisogno di aiuto. Cosa è successo? L'abbiamo sentita urlare. Cosa ha sulle mani, sangue dei vostri padroni? Gocce di sangue dappertutto.
Ok, mi sono calmato. Devo dirglielo. Più forte. Direi, al piano di sopra è successo qualcosa. In che senso? Sono morti. Ho visto, non so come, ma ho... Sono arrivati. Dottor A. Vivi. Ma che caspio! Magari li ho solo immaginati, forse non sono veramente lì. Sono ancora super vivi. No, sono un po' confuso, non mi sento benissimo. Un calo di zuccheri. No, sto bene, non so cosa... Sono appena arrivata. Sei matto. Adesso sono io che faccio lo strano. Se prima eri tu. Hai per caso una gemella? Ma io perché sono qua? Indietro di una generazione. Signor Armstrong. Chi siete? Vediamo.
Brisha, se quello che si trova nell'altra stanza è anche solo la metà di ciò che hanno promesso... No, in verità mi interesserebbe. Ah, anche lei. Tutti questi oggetti sono sempre state una mia passione. Se avessi più tempo da dedicargli, voglio dire. In che altro modo dovrebbe funzionare il mio specchio multipannello? Non so di cosa parli. Senti un po', scusa, ma... Di nuovo tu? Di nuovo? Quindi ti ricordi di me? No. Lasciami in pace. Sotto il frigo? È il secondo posto in cui è più facile trovare del ghiaccio. Ah, quello lì serve tartine? Sì! Cioè, forse sto impazzendo! È così. No, signore, questi involtini hanno veramente un profumo così buono, non stai impazzendo? Ma e mangia sto involtino. Vai. Ok, ottimo. Qua è sempre chiuso. Attrazione principale. Dei crodini. Dimmi qualcosa tu, Risobot. Ah, ecco. Non puoi da morire. Ma è geniale. Sono buoni da morire. Che mi chiudono le porte. Dovrebbero essere pronti a momenti. Le chiedo di pazientare ancora un attimo. Io voglio andare fuori, però. Ma adesso sembra abbastanza normale. Sono io che sono scemo, matto. Odore. Sì, non è fumo. Andà, casino in cucina. Via, via, via. Forno sta rumentando, spegnilo. Qua brucia tutto. Sono nelle curve. Salvatevi finché potete. Non posso spegnerlo. Dai, spara. Una parola. Pazienza. Thank you.
Sono un burnout, letteralmente. Double. Per caso... Sei un impostore. No, di nuovo. Mi giro un attimo e la gente muore. Sì, li ho già incontrati. Aspetta, 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 non andare. Oddio, oh mamma, è finalmente successo? Ecco, i miei piatti hanno ucciso qualcuno. Ma aveva fatto in tempo a mangiare? Beh... Beh, credo anch'io, erano sgozzati, cavoli. Allora, un attimo. Che ovviamente uno di noi non abbia sfruttato l'occasione per incolparvi. Quindi una svolta in giallo. Chef in giallo, letteralmente. Stato io. La scuola di cucina non mi ha preparato per questo. Ma dai, ci sono tutti i piedini, le orme insanguinate, sei stata tu. Sai cos'è strano? Se qui ci vivono solo quattro persone, a cosa serve avere tre chef? Ma magari li hanno assunti per la festa. Cosa ci facevi di sopra un attimo fa? Vi ho vista salire le scale prima e un attimo dopo ho trovato i cadaveri. Ma non sono mai salita. Ero in cucina. Beh, sì, lo so, c'ero anch'io.
Effettivamente no, non ha senso. Chiama le guardie, dai. Portate tutti. Ma ancora gli occhi aperti. Sembra un pupazzo. Sembra rigido. Una scacchiera insanguinata. Era... niente. Ok, un po' di tempo è passato. Mezz'ora però. Così poco. Non ho mai visto ferite come queste. E i loro occhi. È come se avessero visto qualcosa di terrificante. In effetti sì, c'hanno gli occhi un po' strani. Non è stato causato da un proiettile né da un coltello. Ah, sembrano sgraffiati. Fare due passi. Trovato i corpi. Lei era l'unica persona già presente. Ok, tutti contro. Stavo solo facendo un giro. Aspettate, no, 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 stavo seguendo lei. Che scaricone. Lingri. Dopo aver lasciato la cucina, l'ho seguita di sopra e... Perdoni, ma la signorina è rimasta in cucina con noi. Chef in blu. Giusto. Siamo saliti insieme un attimo fa. Perché sta mentendo, signor Reynard? Sto mentendo. Giuro di averla vista. È vero, l'abbiamo vista. Non li ho uccisi io. Sto scappando, non ho fatto nulla di male. Non è il momento migliore. Prima, quando ho lavato le mani, è sciocco anche solo pensarci, ma... Nessuno. Però c'è Lingri sempre. Ah. Il lavandino temporale. Mangio un'altra cosa di tonno allora. Cioè.
Non trovi strano che abbiano così tanti chef qui? Non si ricorda veramente. Quindi l'hai mangiato, in teoria non l'ho mangiato. Ingrediente segreto il riso. Chi l'avrebbe mai detto? C'è da aver paura andare in giro adesso perché muore la gente. Giradischi? Posso risolvere il mistero. Devo solo pensare. Devo solo. No, di nuovo! Ma muoiono sempre in posti diversi, tra l'altro. Forse non posso risolvere il mistero. Capisco. Poi ho visto quei cadaveri, terribile. Mamma mia, che ridere. Oh, ciao Nicky. Buona vigilia. Anche a te, e buon Natale. Ah, vedi che c'era ancora tempo per farsi gli auguri, effettivamente. Ho notato qualcosa di strano quando ho visto i corpi. Direi di sì, direi che erano morti. Ma fa troppo ridere sto gioco. L'avevo. È la continuazione di To the Moon e Finding Paradise. È veramente bello, una bella storia. Ipoteticamente. Signore, mi dia nove documenti. Questo sempre in burnout. Che razza di chef non ha mai visto un cadavere o due, d'altronde. Dove sei, Lingri? Ah già, avevo sentito che dovevano fare il seguito, ma non ricordo il nome. Molto bello, To the Moon. No, To the Moon è sicuramente il capolavoro, vuoi che è il primo capostipite, è veramente una bella storia. E Finding Paradise riprende un po' quella trama sulle memorie e tutto, ed è, chiamiamolo, uno spin-off, dove ci sono i due che vanno appunto a impiantare memorie nuove in giro. Ed è comunque bello, merita sempre da giocare. Questo è un po' più strano, non capisco cosa sta succedendo effettivamente. Praticamente, non so da quanto stai guardando, io sono stato invitato ad una festa, in questo palazzone che vedi. Entro nelle stanze e la gente muore. Poi vado in bagno, mi lavo le mani e si resetta. Non so come sia possibile, ma. Il lavandino temporale. Ok, qua non c'è nessuno, io devo trovare quella ragazza. È forte. State lontani. Sarà meglio trovare prima Lingri. Capito dove è andata. Sì, stranissimo.
Però... Ah, sei qua tu? Perché non sei di là con noi? No, io stavo cercando Liri. Dovrebbe esserci una specie di presentazione, ci sono tutti investitori, mezzi scienziati, eccetera. Un progetto affascinante. Vedi, questa cosa qua. Debbono presentare sta roba, ma... non riusciamo. Succede sempre qualcosa. Non conosco i dettagli, ma il briefing all'incontro per l'NDA... Accordo di non divulgazione. Questo affare ti scombussola la testa, allora è già attivo. Il tizio sul tavolo mi ricorda un po' lo scienziato di To The Moon. Sì, secondo me sono degli sprite anche riciclati comunque. Il motore è sempre quello, la grafica sono sempre quella. Allora andiamo a vedere di sopra. Ok, gatto. Che ci fai? Non morire anche tu. Che sia. Ok, perché? Ok, li ammazza tutti. Ah, anche il long cut. Un meme. Direi. Dove è finito? Dove sei? È aperto. Salame. Allora, Linri, sta succedendo un casino. Come fa a essere così lungo quel gatto? Non è quella la domanda che vorrei fare. Ah, ecco, lui pensi come me. Allora, sto chiedendo questo perché prima l'ho vista, tra virgolette, sdoppiarsi. Vi ho vista, eravate in due luoghi diversi nello stesso momento. Penso anche che il lavandino di sotto riavvolga il tempo. Mentendo. Mi stai spaventando, ma più in modo strano che minaccioso. Meno male. Effettivamente sì. Penso solo tu non possa essere l'assassino.
potresti essere tu. Fai attenzione a fidarti. Ok, dai, vediamo se riusciamo a tornare indietro e evitare la morte. Ah, giusto, è vero. C'era la tizia che si è barricata dentro. Vai. Giusto l'altro giorno ascoltavo un podcast True Crime in cui dicevano che... Podcast True Crime. E voilà. E questo è il lavandino di cui parlavi? Sì. Perfetto, inizia pure. Vado. Pensi di iniziare? Sto per farlo. Anzi, un attimo. Che c'è? Non riesci a lavarti le mani se qualcuno ti guarda? Ti dispiace farlo insieme a me? Perché forse in quel modo è più probabile viaggiare nel tempo insieme. Effettivamente ha un suo perché, perché se io mi lavo le mani e riavvolgo il tempo e lei non lo fa, non c'è più. Ma spero non si tratti di uno strano piano per provarci con me. Fuori ci sono dei cadaveri e non sono decisamente dell'umore giusto. Laviamoci le mani insieme, dai. Ok. Aspetta! In caso non dovesse funzionare, puoi dirmi un tuo segreto? In questo modo sarà più facile convincerti del fatto che ci siamo già incontrati. Quincy, ma non sei stupido, Quincy, sai? Non è vero, invece, intelligente. Dimmi un segreto. Lavanda. Solo lavanda. Ok, dai. Sei pronti a bomba. Aspetta! Cosa? Hai detto di avermi incontrata in queste altre ipotetiche linee temporali? Sì,
Pensavo non mi credessi. Infatti non ti credo, ma... Ah, lascia perdere, sono solo curiosa. Cosa ti ho raccontato? Abbiamo parlato molto, ma... Hai detto di avere qualcosa da chiedermi e mostrarmi. Quella è stata la prima volta che ti ho visto. Su, dai! Laviamoci ste mani. No, aspetta! Ancora? Ma va. Basta tu, lo sketch è stato fatto. Nulla. Magari è già successo. Le ultime volte ho sempre aperto l'acqua e lavato le mani così. Poi ho chiuso gli occhi. Poi li ho riaperti e sono uscito. No! No, ho viaggiato solo io. Perché? Non è il lavandino. Però non sono più morti, a quanto pare. Quindi sembra che sia l'unico a poter usare il lavandino. Ok. Sono spariti tutti. Ma c'è ancora la macchina? Sì. La macchina o la statua che... boh, adesso non ho neanche idea... Che ora è adesso? Penso che tra poco mangio e poi tanto devo andare a lavorare, quindi... Tra poco, Nikki. Massimo un quarto d'ora, 20 minuti. No problem. Però non c'è. Andiamo di sopra allora. Comunque un sacco intrigante. Cioè succede sempre qualcosa. È veramente un bel racconto. No. Ma ce ne sono tanti. E tutti con gli occhi da pupazzo. Ma sono sempre loro. In realtà ce ne sono due, ma... Innumerevoli morti. Sono tutte le stesse persone, esatto. Posso neanche guardarli. Due scienziati... Questa sensazione. Ah! Perché è andato più veloce? Ok, non sono io che sto correndo, è lui che va veramente velocissimo. Non so perché. Era la porta. Qui ci sono casini col tempo. No! La porta è chiusa. Trage.
No, voglio prima guardare di qua, ancora. Sempre tutto a posto. Qua non posso passare. Pile di cadaveri. Proviamo a riavvolgere ancora il tempo. Oh. Come diverse realtà. Ogni movimento che faccio mi sdoppio. Multiverso. È come se ad ogni scelta che facessi si genera un nuovo mondo. Quello che sono sovrapposti. Conti giusto allora, Linri. No, vieni qua, non scappare. Ho avviato altre iterazioni, ma non riesco a fermarlo. Continua ad accadere, ma non dovrebbe. Dimmi cosa sta succedendo, non si capisce. Quello che sto cercando di capire anch'io. A quanto pare non sei stato riavviato come gli altri, però. Ok. Sono un robot. Sembrava veramente che il lavandino fosse una macchina del tempo. Allora, lei riavviava quindi la casa, quel che è. Nello stesso momento in cui noi ci lavavamo le mani. Ma robot. Ho creato questo mondo e ho creato te. Ma siamo nel metagaming, nel senso. Da programmatore sta dicendo questa cosa o è sempre storie, sempre dentro.
non era qualcosa che volevo mostrarti in questa iterazione, ma visto che ho bisogno di tenerti come riferimento, tanto vale andare a dare un'occhiata. In che senso mi hai creato? In che senso? Cos'è questo posto? Non so se voglio andare. Allora, mi dispiace che tu debba conservare questi strani ricordi, però mi serviranno più tardi come riferimento. Cerca di non preoccupartene. Preoccupare. Ti raggiungerò tra un attimo. Entra e chiude il becco. Disastro. Che disastro, Nikki. Tanto vale lasciare che faccia il suo corso. Capisco che la prima volta non è mai perfetta, ma è capitato ogni volta. Ogni volta che... Sì, è fantastico, effettivamente. Uno di quei giochi che comunque ti lascia un po' a bocca aperta e non capisci cosa sta succedendo. E non ce ne sono tanti oramai. Hai detto che mi avresti raggiunto. E invece... Sbagliato tasto. Correre. Sono ancora nel palazzo, non credo. Ma... Sono trasparente? Sono un fantasma. Si vede lo scalino attraverso la mia schiena. Noto anch'io. Dun 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 dun. Atto 2. Guarda, potrei quasi che finire qua. Così facciamo una cosa bella ordinata, pulita per la prossima volta. Vediamo dove siamo arrivati solo. Non ho idea quanti atti. Il posto è fantastico. Lavanda! Lavanda! Cioè, quelle sono piante di lavanda. Dove mi trovo? Era un segreto di Lingri. È una strana sensazione lasciarmi tutto alle spalle in questo modo. Perché mi hai mandato qui? Dati. Ok, questo direi che è un buon modo per finire questa puntata. Ci lasciamo qualcosa per l'altra volta, dai. Per l'altra volta, per la prossima volta. Ciao Nikki, ancora auguri, eh. Ciao ciao.